non sto in fissa coi conigli. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Eh sì, ogni anno la Pasqua o le feste di Arte per te hanno un leitmotiv. Quest'anno la Pasqua di Arte per te, rassegnatevi, è tutta incentrata sul coniglio. Non in piatto, ma in 2000 modi divertenti e divertiti di rivedere questo splendido animaletto che per la Pasqua fa sempre una gran bella figura. E allora, oggi prendetevi un po' che abbiamo preparato insieme perché andiamo a costruire un bel coniglietto con i pompon. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro coniglietto con i pompon. Innanzitutto due pompon, uno dal diametro di 9 cm e uno dal diametro di 5 cm. Lo state vedendo mentre sto facendo proprio questo grande, e se volete sapere come li ho fatti guardate il video tra le schede informative in cui vi parlo del aggeggino per fare i pompon, altrimenti vi metto sempre tra le schede informative un modo semplice per fare i pompon senza nessun tipo di aggeggino. Un paio di forbici, della stoffa abbastanza rigida rosa. Io sto usando la carta velluto adesiva con cui creerò appunto l'interno delle orecchie dei miei conigli. Per l'esterno delle orecchie potete usare o del feltro, che io non avevo in casa nella colorazione bianca, o qualunque altra cosa ci somigli. Questo per esempio è un filtro per l'aspirapolvere che io userò per fare le mie orecchie, ma potete usare anche anche altro tipo di filtro, quelli più morbidi, o anche i pannetti, quelli per togliere la polvere dai mobili. Insomma, sbizzarrite la fantasia. Potreste usare anche le spugnettine bagnasciuga, la nostra immancabile attaccatutto, o in alternativa la colla a caldo. Un altro pochino di lana bianca per la codina, dei nastrini del colore che preferiamo per guarnire i nostri coniglietti, due perline tonde nere per fare gli occhi. Io non le ho nere, quindi ne ho prese due rosse dalla mia collezione di perline. Io ho tante perline che metto da parte, che dipingerò di nero con uno smalto per unghie o anche con un colore acrilico. E poi ci servirà una perlina rosa per fare il musetto. Io non ho una forma da consigliarvi, vanno bene anche tonde. Tra le mie ho scelto queste, poi ne sceglierò una insieme a voi. Per fare i baffi io ho usato le setole di un pennello abbastanza rigido. Era un pennello appunto che aveva delle setole acriliche e ne ho tagliata qualche setola. Voi potete usare anche, sapete cosa? Le setole della scopa. Cominciamo subito. Come prima cosa ci conviene mettere da parte i pezzi già pronti, quindi cosa facciamo? Dipingiamo i nostri occhietti di nero. Se voi come me dovete fare questo lavoro, messi ad asciugare, penso ai miei baffetti insieme al mio musetto. Io scelgo come perlina questa qui, oblunga, un pochettino fatta così, a mo' di spoletta, mi ricorda molto il musetto dei conigli. E allora cosa faccio? Prendo la colla attaccatutto, prendo le setoline e prendo tre setoline per una parte e tre setoline per l'altra. Non faccio dei baffi molto molto pieni. Prendo l'attaccatutto e bagno la punta dei miei baffi e poi inserisco i baffi all'interno del foro della perlina in modo che loro poi rimangano attaccati dentro. Voilà, da una parte, e faccio la stessa cosa anche per i baffi dall'altra parte. Infilzate le setole da una parte e dall'altra, non do nessuna forma per adesso, lascio asciugare così e poi le riprenderò in un secondo momento. Adesso quindi sto preparando tutti i pezzi. Adesso faccio la coda. Per fare la coda devo preparare un mini pompon, e per fare un mini pompon non posso usare gli strumentini, e allora farò un pompon usando il dito. Cosa faccio? Arrotolo attorno al dito un po' di lana, così, senza stringere troppo, Perfetto, arrivato a un certo punto, non troppo pieno, taglio un pezzetto di lana, quindi sfilo il rotolino dal dito senza disfarlo,
mantenendone quindi la sua interezza, e al centro stringo il mio laccio tirando da prima l'estremità verso il basso, così, e poi senza far muovere il tutto faccio un bel nodo, centrando bene la spoletta che ho fatto, che ho creato. Questa è la parte più difficile del lavoretto. Dopo aver tagliato l'eccesso, con le forbici inanello la spoletta e taglio i lati del mio pompon, che al momento sono uniti, danno una specie di fiocco. E adesso tolgo appunto, taglio questo fiocchetto e faccio venire fuori un pompon. Essendo un pompon fatto a mano, ci saranno alcune lunghezze un po' sbagliate, le ridisegno dando una forma con le forbici, sarà semplicissimo. Vedete, c'è qualche filo di troppo e noi zac zac lo tagliamo e in 4 e 4/8 avremo fatto la codina per il nostro coniglietto, che a sua volta sarà un altro piccolo pompon. Mettiamolo qua, poppete. Prendiamo i due pompon, adesso abbiamo i tre pompon, coda, corpo e testa. Prendiamo i fili del primo e del secondo pompon e leghiamoli insieme, così facciamo un bel nodo. A questo punto togliamo i fili in eccesso. Questo è il corpo del nostro coniglietto, così. Adesso dobbiamo unire la coda al sederino. Il coniglietto andrà col faccino per terra e il sederino tutto morbidoso verso l'alto, quindi valutiamo bene dove attaccare il pompon, che sarà proprio qui nella parte più alta del sederino. Apriamo il ciuffetto, mettiamo un po' di colla sulla parte da attaccare e spingiamo così dentro il pompon. Adesso pensiamo a fare le orecchie. Prendiamo il nostro filtro e la nostra carta e tagliamo una sorta di goccia di cui vi lascerò la sagoma sull'album Il coniglietto di Pasqua, i coniglietti di Pasqua di Arte per Te. Do questa nomenclatura all'album perché quest'anno sarà l'anno dei conigli per Arte per Te, ne faremo veramente tanti e quindi ci sarà anche un album dedicato a loro. Create le nostre sagomine, io spiccico direttamente la carta biadesiva, la carta adesiva, voi invece se usate il feltro passate una mano di colla sul retro di questa goccia e vado ad applicarla sul mio feltro. Faccio ben aderire, quindi ritaglio tutto attorno lasciando un bel bordo bianco. Ecco le morbidosissime orecchie del nostro coniglio, eccole qua. A questo punto stringiamole leggermente al centro ed uniamole con un puntino di colla o anche con un punto di cucito, volendo, Adesso taglio l'eccesso nella parte bassa dell'orecchio perché dobbiamo appiccicarlo alla testolina e troppo fa veramente spessore, quindi scegliamo i punti più indicati sulla testolina dove far aderire le orecchie. E allora apriamo molto bene il pompon a destra e a sinistra. Mettiamo un puntino di colla tutto attorno e alla base del margine, cercando di fare un lavoro il più pulito possibile, quindi apriamo bene le fila di lana del pompon, ecco, e appiccichiamo le orecchiette. Ok, così. Ancora mancano due elementi fondamentali, gli occhietti ed il musetto, diciamo così. Cominciamo subito col posizionare gli occhietti. Lo stuzzicadenti la farà da padrone. E qui prendete bene le misure su dove posizionarli, perché questo conferirà dolcezza o meno al vostro coniglietto. Ok. Prendete un puntino di colla, sporcate il retro della perlina,
Quindi, aiutandovi con uno stuzzicadenti, andate proprio ad adagiare nel posto in cui volete alloggiarlo, quindi staccate lo stuzzicadenti e lasciate l'occhietto appiccicato. Uno! Piu piu! Ma che carino! Come lo chiamiamo? Diamo il nome al coniglietto di arte per te. E poi il musetto. Il musetto io lo metterei più o meno qui. Che ne pensate? Sì, sì. Allora, punto di colla anche per il musetto. Scusate la regressione, ma io quando faccio queste cose divento tipo di 3 anni. Il bello è anche questo, credo. Se no, che le facciamo a fare ste cose? Allora, ecco qui. Ed eccolo qui, tutto coccoloso, il nostro coniglietto, bello e pronto per affrontare insieme a noi una Pasqua morbidosa e coccolosissima. Non sono troppo carino? Facciamogli anche un bel fiocchetto, dai. Per fare il fiocchetto, come vi ho insegnato a Natale, nei video di Natale, faccio piego e piego, faccio questa sorta di così coccarda e poi la unisco al centro, quindi con un altro nastrino blocco il tutto al centro con un fiocco, con un nodo, elimino l'eccesso di fiocco, quello che abbiamo usato per fare il nodo e che è risultato in più, metto un puntino di colla su tutto e appiccico sul nostro coniglietto. Io lo appiccico sul laterale e voilà, lascio asciugare bene e solo dopo modello meglio il tutto. Lui è pronto per allietare la Pasqua di tutti i bimbi. Spero che questa idea morbidosa vi sia piaciuta. Ora vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Voi pensate al nome? Lasciatemelo scritto tra i commenti. Sì, pensate a un nome bellissimo. Ciao. E farà un figurone regalato alle nostre amiche, ai nostri amici, ai nostri bimbi. È un'alternativa ai peluche che non ha nulla da invidiare ai fratelli blasonati che si vendono nelle giocattolerie, così risparmiamo anche qualche soldino e attiviamo la creatività. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Sarebbe un bellissimo regalo di Natale. Sì, vabbè, ciao. Sarebbe un bellissimo regalo di Pasqua per Arte per Te. Grazie, grazie a tutti coloro che lo faranno e anche a chi non lo farà, grazie solo per aver visto questo video. Io vi rimando sempre alla mia pagina Facebook e a Instagram, lì tantissime foto, venite a trovarmi, tantissime foto relative anche ai miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, i link li trovate sempre lì e io vi aspetto tutti a braccia aperte anche sui miei altri canali. Bene, non mi rimane che augurare a tutti una splendida preparazione alla Pasqua e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ma alla prossima, ciao!